Nuova manifestazione di protesta dei lavoratori di Air Italy, la compagnia aerea messa in liquidazione della proprietà, che ha avviato un procedimento di licenziamento collettivo dei 1.322 dipendenti, oltre 500 dei quali di base in Sardegna. Stamattina i lavoratori dei sindacati hanno promosso un sit-in a Cagliari, in via Roma, sotto la sede del Consiglio regionale. Il tempo a disposizione per trovare una soluzione industriale sta finendo. La Cassa Integrazione scade il 31 dicembre 2021, mentre sono iniziati i 30 giorni della fase ministeriale della procedura di licenziamento collettivo. Queste sono le parole di Marco Bardini dell'AMPAV. Noi vogliamo ricordare alla politica regionale. È nazionale che questa è la prima avvertenza in assoluto in Sardegna per dimensioni e quella più emergenziale per tempistica, visto che il 31 dicembre eh, 1.322 famiglie, di cui circa la metà in Sardegna, perderanno ogni fonte di reddito. La casa integrazione ormai è finita, non c'è nessuno che ci abbia detto sinora che ci potrà essere una proroga, eh, nessuno ha assunto, di noi è stato assunto eh, in ITA, mentre in ITA eh, 2.800 lavoratori ex all'Italia sono stati assunti, per cui non noi chiediamo che il governo regionale e nazionale eh, si occupino di noi, soprattutto quello regionale nella misura in cui eh, il Presidente in più occasioni ha annunciato un progetto di compagnia sarda di cui però si sono perse completamente le tracce. Quindi vorremmo sapere se quel progetto è ancora attuale, se è stato abbandonato e se è stato abbandonato vorremmo sapere quali sono eh, le, eh, i progetti che il, il, il governo regionale ha posto in essere per eh, i lavoratori che stanno per andare sul bordo di una strada.